Ciao, sono qui alla Rocca di Sigiriya, patrimonio dell'UNESCO e una delle grandissime attrazioni dello Sri Lanka. È un posto veramente magico perché, a parte il panorama meraviglioso che si può godere da quassù, ve lo faccio vedere. È qualcosa di meraviglioso. Sì, è pieno di turisti. E ci sono delle rovine. Non mi sono tanto interessata alla storia del luogo, quanto piuttosto all'energia che si può sentire. Qui si sente fortissima l'energia della terra e si sente fortissima proprio madre natura che si esprime al massimo della sua forza, della sua bellezza. Potete vedere che meraviglioso panorama che si vede, e potete vedere maestosa, c'è verde da tutte le parti ed è qualcosa di veramente magico. Ora quello che voglio fare con te, visto che abbiamo iniziato la giornata lavorando sul plesso solare, è un lavoro proprio di connessione con la terra. Ti suggerisco di farlo da in piedi, lo sto ricevendo proprio adesso mentre stiamo facendo questo video. Allora ti suggerisco di metterti in piedi con i piedi un po' divaricati e ben piantati al suolo. Fai un bel respiro profondo, io sento la terra che si sta già attivando sotto i miei piedi. Ti suggerisco sempre di respirare molto molto profondamente. E di sentire l'energia che sale attraverso i tuoi piedi. Questa è l'energia della terra, è l'energia che ti nutre, è l'energia connessa proprio al fatto che tu sei in vita, sei in questa incarnazione terrena. Quindi goditi questa esperienza e ricevi tutto il nutrimento che ti sta dando la madre terra. La madre terra coccola il tuo bambino interiore, lo rassicura, e in questo modo tutte le tue paure, tutti i tuoi dubbi in merito a te stesso, in merito a ciò che sei capace di realizzare nella tua vita, semplicemente si sciolgono. Continua a respirare e lascia che madre natura ti copra con il suo mantello. Ti avvolge e ti dà sicurezza. Permettiti di sentirti al sicuro e protetto ora. E mentre permetti a queste due energie di unirsi a te, di lavorare su di te, senti come la fonte si attiva con un raggio laser che colpisce la sommità del tuo capo e ti aiuta sciogliendo tutte quelle in modo completo e definitivo, e puoi già cominciare a sentire il tuo plesso solare espandersi in tutte le direzioni fino a superare i confini del tuo corpo. Solare, appaiono tutta una serie di guide che sono lì per aiutarti, e ciascuna di loro ti dà il suo aiuto per risvegliare. Accogli questo aiuto. Chakra per permetterti di sentirti al sicuro in tutte le situazioni e nella vita in generale, e sul tuo secondo chakra per favorire il tuo stato di gioia. L'energia risale attraverso tutti i chakra che vengono riequilibrati
e armonizzati, oltre che allineati. E ora sei connesso al tuo stato naturale di essere divino incarnato qui, su questa terra, venuto a portare qualcosa. Anche se tu non dovessi ancora sapere di che cosa si tratta, ora sai e ora puoi sentire che tutto è possibile. Tu puoi realizzare qualunque cosa nella tua vita. Respira e puoi aprire i tuoi occhi. Bene, com'è andata? Sembra un po' cucinolita, tutti i capelli davanti, c'è molto molto vento. Spero che tu ti senta molto meglio di prima. Ed è stato veramente molto bello guidarti in questo lavoro. Puoi farlo anche più volte. Nei prossimi giorni potresti farlo, mi dicono, per 3 volte. Quindi una volta oggi, una domani e una dopodomani. Goditi l'esperienza e soprattutto continua a seguirmi, perché arriveranno tanti altri doni.